E ciao a tutti ragazzi, benvenuti sullo Stalkabout. E questo video era d'obbligo farlo, l'ho inserito in scaletta al volo. Perché? Perché le CRO sono esplose. Quindi il token di Crypto.com esplode e in questo video vedremo come comportarsi e che cosa fare ora. Ne parliamo dopo la sigla. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like sul video per aiutarmi a far crescere il canale e se non l'avessi già fatto di iscrivervi anche al canale e premere anche sulla campanella. Dunque, le CRO. Cosa è successo a queste CRO? Sono esplose, sono salite un sacco, hanno battuto i loro massimi, li hanno triplicati, quindi insomma è successo un bel casino. Cerchiamo intanto di capire come è successo questo. Tutto è partito da una pubblicità, diciamo, uno spot che Crypto.com ha rilasciato con Matt Damon come protagonista. Non so se l'avete già visto, se non l'avete visto andate a recuperarvelo e datevi un occhio. Questo spot ha cominciato a far salire le CRO. Però diciamo che sì, ok, le ha fatte salire, ma non in maniera esponenziale, sono salite. In più poi Crypto.com ha annunciato Kronos, che è la sua blockchain proprietaria. Kronos avrà sicuramente dietro un sacco di progetti, sarà una cosa assolutamente da tenere sott'occhio nel prossimo periodo e sicuramente rilascerà delle cose interessanti, e questo ha fatto ulteriormente salire il valore delle CRO. Terza cosa enorme che è successa: lo stadio dei Los Angeles Lakers si chiamerà Crypto.com Stadium e Crypto.com ha investito 700 milioni di dollari per ribrandizzare tutto lo stadio, una cifra pazzesca. In più ha aperto una partnership della durata di 20 anni. Quindi attenzione, questa non è la Serie A acquistata per un anno o due, qua si parla di 20 anni. Quindi un progetto gigantesco che ha fatto sicuramente crescere la fiducia nel marchio Crypto.com. Queste tre cose combinate insieme, soprattutto a parer mio l'ultima, hanno fatto sì che appunto il loro token, le CRO appunto, volassero fino ai 70 centesimi che hanno in questo momento in cui sto girando il video. Ma ora che ci siamo studiati un attimino il perché è successo tutto questo, arriviamo al punto importante, ovvero come comportarsi ora. Intanto ho sentito gente che vuole già lanciarsi a investire sulle CRO. E io ci farei attenzione per un motivo molto semplice. Guardiamo un attimino il grafico delle CRO. È praticamente una linea retta verso l'alto. Entrare in un qualcosa con questo grafico vuol dire rischiare davvero di farsi male. Attenzione, perché è chiaro che quando si fa un investimento del genere bisogna sempre pensare al possibile guadagno e al possibile rischio. Al momento il rischio è alto. Il rischio è alto perché vedere una moneta salire così tanto in così poco tempo vuol dire che rischia un ritracciamento. Quindi rischiate davvero di investirci dei soldi e poi beccarvi subito sui denti un bel ritracciamento. Quindi fate attenzione, io parlo sempre chiaramente di investimento, non della cifretta che magari volete mettere per fare il giochino e vedere cosa succede. Se volete farlo per la scienza, qualcosina giusto per vedere che succede, potete anche farlo chiaramente. Io parlo di investire. Se avete lì un po' di soldi e volete buttarci di sopra, pensateci molto 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 bene. Perché c'è già gente che mi ha scritto: quasi quasi prendo tutte le mie stablecoin che ho in Crypto Earn, le prendo e ci compro le CRO. No, state bravi, cioè nel senso, fate attenzione. È rischioso perché le CRO sono altissime, quindi potrebbero salire ancora, per carità, io me lo auguro, ma potrebbero anche pigliarsi un bel ritracciamento e quindi crollare di un bel po' per poi magari continuare a salire. Questo non possiamo saperlo e chiaramente con un grafico davanti così però dovete fare molta attenzione. Io ora come ora sono esposto sulle CRO perché già le avevo, ma se dovessi comprare adesso delle CRO sicuramente io non lo farei, al momento io personalmente non lo farei. Poi come sempre vi ricordo che questi video non sono assolutamente mai consigli finanziari, io semplicemente vi porto le mie idee e le ragiono qua con voi, niente di più. Ma passiamo alla seconda parte del video, ovvero, ok, abbiamo deciso che cosa fare con le CRO se non abbiamo le CRO, ma se invece avessimo delle CRO, che cosa facciamo? Vi porto il mio esempio, io ho delle CRO perché ho fatto la carta Jade un po' di mesi fa ormai, quindi ho diciamo una parte di CRO messa in staking per la carta, e in più tutti i vari cashback che ho fatto in questi mesi non ho mai venduto nulla. Ma quanto ci ho visto lungo, Non ho mai venduto nulla, quindi ho tenuto tutte le CRO. Cosa facevo con queste CRO? Le prendevo e le mettevo nel supercharger. Anche le CRO che maturavo di interesse con l'earning delle CRO messe per la carta, anche quelli li ho sempre tenuti tutti e li buttavo in supercharge. Per chi non sapesse cos'è il supercharge è un sistema dentro l'app Crypto.com dove voi mettete
dentro delle CRO, le lasciate lì ferme e a seconda di quante CRO mettete e per quanto le lasciate ferme, questo sistema vi genera delle altre cripto scelte, diciamo, un po' a caso, quindi a seconda del momento cambia la cripto che vi dà come reward. Questo sistema è molto comodo per due motivi. Uno, perché potete mettere e togliere le CRO in qualsiasi momento, e due, perché appunto avete delle cripto a rotazione che magari mai avreste comprato e chissà, insomma. Ecco che però ora, con il valore delle CRO che è completamente cambiato, io ho completamente cambiato strategia. Ovvero, al momento, secondo me, la cosa da fare con le CRO è farmare altre CRO. Quindi usare le vostre CRO per generare altre CRO. Questa cosa si può fare in due modi. Il primo modo con bassissimi rischi, il secondo modo un pochino più rischioso. Cominciamo a guardare il primo modo. Usare il Crypto Earn. Vi ho fatto un video su come funziona il Crypto Earn, ve lo lascio qua sopra e ve lo metto sotto in descrizione. Quindi voi prendete le vostre CRO, le mettete in Earn per 3 mesi, vi prendete un interesse fino al 6% a seconda se avete o no la carta di credito, la Jade, o superiore, e questi CRO vi verranno pagate ogni 7 giorni appunto per un interesse del 6% annuale massimo. Questa cosa a me non mi soddisfava troppo perché l'interesse lo trovavo troppo basso, volevo fare di più. E allora ho usato il secondo metodo, quello più rischioso. Il secondo metodo è passare alla crypto.com DeFi. Come funziona? Vi installate l'applicazione crypto.com DeFi, trasferite le vostre CRO da crypto.com app a crypto.com DeFi e le mettete in staking dentro quell'applicazione. Cosa vuol dire? Che voi praticamente date le vostre CRO a chi fa il convalidatore dentro la DeFi di crypto.com. Ovviamente è più rischioso perché è una DeFi, voi state dando i soldi a un convalidatore, mentre lasciandole in Earn siete sulla CeFi, quindi è tutto centralizzato, quindi molto più sicuro. Che cosa cambia però? Cambiano gli interessi, si passa da un 6% a un 12.70% al momento. Il 12.70 annuo su una moneta come la CRO, che sta inoltre salendo, a parer mio è ottimo. Quindi ho preso tutti i miei CRO dal supercharger, li ho tolti tutti e li ho girati tutti sul crypto.com DeFi. Potete continuare a metterci le vostre CRO che manderete magari a maturare con il vostro cashback, magari quelle che arriveranno dalla reward del vostro staking per la carta di credito e tutto quanto. Ogni volta che arrivano delle CRO potete prenderle e girarle nel DeFi e andarle ad aggiungere. Piccola nota, quando deciderete di togliere le CRO dal DeFi ci andranno 28 giorni, quindi rimarranno bloccati per 28 giorni da quando voi farete la richiesta di prelievo. Se siete interessati a capire bene come funziona la crypto.com DeFi, fatemelo capire, quindi scrivetemelo qui nei commenti oppure lasciatemi un bel like. Se questo video avrà un sacco di like, io sicuramente vi farò un video apposta dove vi spiegherò nel dettaglio come utilizzare la crypto.com DeFi. Se invece non frega niente a nessuno, non lo faccio. E detto questo, quindi vi riassumo tutto. Che cosa penso io? Penso che chi non ha le CRO non debba lanciarsi a tirar fuori i soldi o a disinvestire altra roba per comprare CRO al momento, proprio per un rischio di crollo imminente. Rischio, non sto dicendo che le CRO debbano crollare, non lo so, non lo può sapere nessuno. Io dico solo che adesso sono salite un sacco, quindi dovessi farlo io mi cagherei un po' sotto e non lo farei. Secondo punto, chi ha invece delle CRO, chi ha magari parecchie CRO, la cosa più conveniente da fare oggi, a parer mio, è prendere quelle CRO e farmare altre CRO. Fine. E detto questo, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, spero di esservi stato utile. Se vi sono stato utile lasciatemi un bel like qua sotto e se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al canale e premete anche sulla campanella. Io vi saluto e al prossimo video.